Bentrovati con Baschettiamo, si parla di Serie A2, parliamo del Girone Sud dove sono cascate sulla buccia, classica buccia di banana, le prime della classe, cioè La Spezia e Battipaglia, mentre mantiene la corsa intatta Empoli che resta solitariamente capolista. Sentiamo però da Angelo Bondi il resoconto di questa giornata. Allora, prima partita della giornata, la copertina è per Battipaglia. Squadre al momento attuale, seconda e terza in classifica, pari punti, seconda Patti con 20 punti, terza Battipaglia con 20 punti e poi troviamo anche La Spezia, quarta con 20 punti. Una partita decisamente equilibrata, a parte il terzo quarto dove le siciliane hanno praticamente dominato il terzo quarto infliggendo un parziale di 13-4 alle campane che non sono state poi in grado di recuperare. Infatti i primi due tempi si erano chiusi a favore di Battipaglia 35-29, nel terzo e quarto tempo c'è stato questo parziale di 30-18 per le ragazze di Buzzacca che hanno fatto la loro partita, una partita con percentuali decisamente basse, tant'è che valutazione di squadra Patti 53, Battipaglia 47, la dice lunga sull'andamento della gara. Per Patti in doppia cifra Moretti, la giovane guardia ex Geasi, della quale abbiamo già parlato, la giovane del 2003, lei 14 punti, la lunga Pilaber con 15 e la gran giornata no, anche perché sono mancati le realizzazioni di Liliana Miccio e 3 su 14 e 3 su 14 dicevo 3 su 14 nel tiro da 2. Questo ha contribuito, insomma, determinare questo risultato comunque a favore di Patti, nella media decisamente basse, però hanno premiato appunto le siciliane. Da segnalare per Battipaglia i 17 rimbalzi di Alford su 43 totali, ma evidentemente non è bastato. Questa volta Patti ha incassato decisamente pochi punti, perché soltanto 53, evidentemente hanno lavorato molto bene in difesa. Che ha permesso loro appunto di vincere la partita. La seconda partita è una sorpresa, questa vittoria importante di Materica a Spezia, 6-9-5-8 a favore delle marchigiane. Materica, l'ho detto, al di là del passo falso della scorsa giornata, ma viene da un percorso, 5-6 vittorie nelle ultime partite, tutte le ultime partite, adesso soltanto appunto l'ultima, ha fatto 6 vittorie consecutive e poi c'è da fare sconfitta domenica, però evidentemente comunque c'è un periodo di forma delle ragazze marchigiane che appunto le ha portate a vincere e oltretutto meritatamente, perché se guardiamo i parziali hanno vinto il primo tempo 35-33, il secondo addirittura 34-25, perciò legittimando un successo che tutti i numeri dimostrano. Con questa vittoria Materica consolida al sesto posto a 18 punti, Spezia anche con la sconfitta comunque resta agganciata al treno delle secondo, terzo e quarto posto che stanno tutti con 20 punti. Doppia cifra Templari 14, Castellani 15 e Guessan 13 per Spezia. Per Materica Grassia, anche lei che questa ragazza è un ex Geas, una ragazza che conosciamo, l'ho visto qualche volta un paio d'anni fa qui a Viterbo in Serie B, lei giocava, ma appunto di scuola Geas. Poi Gramaccioni 15, che devo raccontare secondo me di
proprio senza ancora senza Marta Rossini, che sappiamo quanto è importante nell'economia di gioco delle Toscane. Però Felatius ha vinto, secondo me, bene, anche perché qui torna la ribalta, un dato che ora una costante nel percorso di Firenze, una costante nel senso che negli ultimi due campionati si ripetono spesso, hanno preso un parziale nel primo quarto di 24-8. È capitato già qualche volta che in diverse situazioni parziali decisamente pesanti, o nel quarto quarto, nel terzo quarto, più addirittura nel primo, 24-8 evidentemente, perché poi gli altri risultati, gli altri quarti tutti abbastanza equilibrati, 19-17 per Felatius, 22-14 per Firenze, 8-9 per Firenze, cioè evidentemente proprio stato a entrare in campo ancora, o non evidentemente troppo calde oppure non troppo concentrate. Questa vittoria ha permesso a Felatius di salire al quinto posto, di scavalcare proprio Firenze, che ferma a 16 punti, anche se deve recuperare sempre una partita con Savona, che potrebbe questo permettergli appunto di salire a 18 e affiancare Felatius. Grande basket, quindi a tutti e i tre livelli per quanto riguarda, si parlerà poi prossimamente anche della nazionale perché c'è da fare le ultime due partite. La nazionale è già qualificata per la fase finale degli europei, però deve giocare le ultime due partite in trasferta. La cosa avverrà nei primi di febbraio, ma ne parleremo dopo. Per adesso godetevi quello che succede in Italia che, come si dice, ne vedremo delle belle, cioè nel senso che Schio ha quasi rischiato di perdere in questa giornata e è ancora l'unica squadra imbattuta nelle tre sezioni. Questo è tutto, appuntamento alla prossima, buon basket!